Allora, buonasera a tutti, presenti e collegati online. Stiamo alla presentazione della terza edizione del nostro Master in Accounting and Auditing. Il terzo anno vuol dire che abbiamo superato i primi due scogli importanti, il momento del lancio e il momento del consolidamento. Quindi siamo pronti per navigare in alto mare a questo punto. Vuol dire che il nostro master ha raggiunto quell'importanza, quella massa critica e quella rilevanza che volevamo dargli fin dall'inizio. Io sono Richard Arsan, sono il direttore generale di Altis. Altis è l'alta scuola impresa e società che ha organizzato e ha ideato questo master in collaborazione con il professor Russo, direttore scientifico del Master, e con EY, che è qui rappresentata dal dottor Antonelli e dal dottor Amorese, a cui adesso cedo la parola. Due parole solo su Altis: noi siamo l'alta scuola impresa e società, appunto, abbiamo come mission lo sviluppo del management e dell'imprenditorialità per uno sviluppo sostenibile. In questo senso facciamo formazione soprattutto, facciamo ricerca, facciamo anche consulenza, quindi siamo molto attivi anche nel mondo dell'impresa e da questa nostra esperienza è nata l'idea di creare un master dedicato a queste tematiche e di farlo insieme a un partner di assoluto rilievo come EY. Mi limito a darvi il benvenuto e a dirvi e a cedere la parola a chi questo master lo ha costruito, in particolare al professor Russo, che ci illustra un po' meglio i risultati e obiettivi del master, e al dottor Antonelli, che ci parlerà invece del ruolo che ha avuto fondamentale, che ha avuto EY nel realizzare questo master, nel progettare e realizzare questo master. Professor Russo. Sì, grazie. È un piacere per noi salutare l'inizio della terza edizione del Master, perché noi abbiamo cominciato questo lavoro pensando alla necessità che la maggior parte dei giovani che avevano completato il percorso di studi universitari fino alla laurea magistrale avevano di stabilire un rapporto con il mondo del lavoro che non fosse quella serie di colloqui che venivano poi più o meno tutti tradotti nel rimbalzare da una speranza all'altra. Noi siamo partiti con un atto di autocritica, non tanto e non solo, non soltanto nei confronti di noi stessi, ma nei confronti di tutto il mondo universitario in genere di cui siamo parte, e ci siamo chiesti, ma tutto sommato, perché così tanti giovani a valle della laurea magistrale ancora trovano difficoltà a trovare un lavoro che li gratifichi, che gli dia quella gioia che è giusto che un giovane abbia. E su questo abbiamo riflettuto, abbiamo detto forse noi dobbiamo cominciare con un approccio che è diverso da quello del mondo universitario, con un approccio che sia finalizzato a creare non dei laureati, ma a creare dei professionisti, questa volta partendo da soggetti che la laurea l'hanno già. Come fai a trasformare dei ragazzi in possesso della laurea magistrale in professionisti? Devi partire con un taglio molto pratico, molto fondato sull'esperienza. E devi cercare di metterli in condizioni di avviare il proprio percorso professionale scegliendo come interlocutori le aziende migliori del settore. Abbiamo avuto fortuna che EY avesse un proprio fabbisogno in termini di assunzione, ma anche di qualità dei giovani assunti, e avesse la capacità, la possibilità di prestare una parte dei suoi partner per l'attività didattica che rappresenta uno degli elementi fondamentali, anche se non l'unico, di questo lavoro. Nel darci questo obiettivo, quello di far andare avanti i ragazzi con un percorso
professionale che li mettesse all'altezza degli interlocutori più difficili, più sofisticati, più esigenti. Noi abbiamo immaginato una serie di passi che poi il professor Lassini, che è il direttore didattico del progetto, spiegherà meglio, i quali permettono di creare sia nel mondo dell'aula sia al di fuori del mondo dell'aula un rapporto diretto con i principali problemi che poi le persone si trovano ad affrontare nel mondo del lavoro. Noi siamo partiti con un obiettivo di risultato. Questo obiettivo di risultato era quello di avere il massimo livello possibile di soggetti assunti a valle del programma e è stato per noi un elemento di grande soddisfazione vedere che oggi tutti, cioè il 100% dei partecipanti della prima edizione è regolarmente assunto con delle forme contrattuali, per così dire, post-stage, e invece tutti quelli della seconda edizione attualmente lavorano con forme di internship che rappresentano praticamente impieghi ancora giovani a valle del termine del secondo step, della seconda edizione di questo programma. Noi crediamo che il fatto che ci sia stata una risposta positiva dal mondo del lavoro, rappresentato non solo dai UI, ma anche da altri auditor di primo livello e da altre società di primo livello, significhi che lo sforzo che stiamo facendo è orientato nella direzione giusta e, almeno stando a quello che vediamo finora, ha ottenuto i risultati giusti. Naturalmente noi apriamo questa terza edizione di questo programma con l'obiettivo di conservare innanzitutto il track record del 100% di laureati del master regolarmente assunti immediatamente a valle dello stage. Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie professore. Direi un grandissimo risultato, no? Che rispecchia in pieno gli obiettivi con cui era nato il nostro percorso di master. Tutto questo ovviamente è stato possibile proprio perché abbiamo, come diceva il professore, coinvolto uno dei migliori player sul mercato nell'aiutarci non soltanto a progettare e a realizzare, ma a dare continuità al progetto, offrendo gli stage e offrendo quell'aiuto indispensabile per far sì che questo progetto fosse veramente un ponte fra l'Accademia e l'impresa. Mi ricordo quando abbiamo iniziato questa collaborazione che l'obiettivo era di creare un'eccellenza nel suo genere in Italia, di un master che veramente fosse un esempio di questo stretto nesso che può esserci fra accademia ed impresa e che lo fosse in termini molto, molto concreti, con un beneficio per tutti, per noi, per l'impresa, ma soprattutto per i partecipanti al nostro master. Chiedo al dottor Antonelli di raccontare il punto di vista di EY a questo punto, che è stata così ampiamente citata. Sì, grazie e buonasera a tutti. Ma perché lo facciamo? Ecco, cominciamo col dirlo, anche se è il terzo anno e quindi però voglio ripeterlo come se fosse il primo, perché allora è chiaro che per un'azienda come la nostra, che fa servizi professionali, la risorsa vera e unica sono le persone e le caratteristiche delle persone, sono i cosiddetti talenti. Quindi noi ogni anno assumiamo centinaia di persone, ma la verità è che noi siamo alla continua ricerca e formazione di talenti. Questo è, diciamo, il nostro primo obiettivo strategico. E che cosa succede? Succede che noi spesso, appunto, vediamo tantissimi ragazzi, tantissime persone, prima di assumere ci troviamo di fronte a delle persone che, uscendo dall'università, non hanno acquisito comunque quelle competenze specialistiche o comunque sul campo per poter poi essere immediatamente
inserite in azienda. E quindi ecco, noi veramente vogliamo diventare un ponte, vogliamo diventare un collegamento tra l'università e le aziende. Noi abbiamo la fortuna di servire migliaia di aziende e quello che vogliamo fare è molto semplicemente, diciamo, collegare il mondo universitario, le persone che in qualche modo hanno a che fare con questo master, al mondo dell'impresa, facendoli sperimentare sul campo determinati aspetti, che quindi non è stato possibile approfondire durante l'università, o comunque facendogli acquisire delle competenze specialistiche che poi gli consentiranno di entrare in azienda. Quindi ecco, molto semplicemente è questo. Per noi la formazione e l'identificazione dei talenti è un aspetto critico. Cioè, un'azienda come la nostra si basa sulla capacità delle persone, sulle capacità professionali delle persone, e noi stiamo cercando semplicemente di migliorare e sviluppare le nostre appunto capacità professionali. Aldo, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, diciamo che questa partnership tra UI e la Cattolica, l'Altis, è proprio quello che noi cercavamo, perché è esattamente il combinato tra una preparazione accademica, quindi la presenza di docenti universitari che comunque hanno il compito di allineare le diverse competenze che i ragazzi che arrivano al master hanno, formazioni differenti, associata a quelle che sono le nostre esperienze sul campo, cerchiamo di formare dei professionisti pronti al mondo del lavoro. Io sono orgoglioso, questo è il terzo anno e sono abbastanza fiero di partecipare ancora una volta a questa terza edizione, perché sul campo noi abbiamo investito tantissime risorse in termini di impegno. I docenti sono soci e sono senior manager e manager stay young, che lavorano quotidianamente e tutti svolgono questa parte di docenza con un entusiasmo veramente encomiabile. Non lo dico perché veramente ci credo e veramente lo fanno. Ma dall'altra parte noi abbiamo incontrato ragazzi che avevano un entusiasmo, una voglia di apprendere, una voglia di conoscerci, che sinceramente ci ha molto stupito. Questo incontro secondo me è stato proprio bello e devo dire che è uno dei motivi per cui noi vogliamo continuare a partecipare, e abbiamo partecipato alla terza edizione. Inoltre ogni anno cerchiamo di essere un po' innovativi nel percorso, noi è una partnership a 360 gradi su tutti i vari moduli del master, abbiamo poi una docenza diretta specifica su due moduli, quelli per financial e non financial institution. Ma ogni anno cerchiamo di innovare, nel senso un percorso formativo che non è che è fermo, ma che si innova in funzione di come cambia la normativa, di come cambia la nostra professione. L'anno scorso, ad esempio, abbiamo introdotto moduli specifici su quelli che sono i market segment, quindi con un focus specifico sulle procedure, sui diversi settori industriali. Abbiamo inserito un modulo specifico sulle operazioni capital market, sull'analisi di procedure di revisione su bilanci pro forma, sui dati previsionali. Abbiamo inserito per la prima volta l'anno scorso l'audit del conto economico in inglese, e quindi abbiamo portato docenti madrelingua che hanno fatto una lezione di procedure di revisione sul conto economico totalmente in inglese. Quest'anno non ci fermiamo, vogliamo introdurre un modulo specifico sulla digital transformation e quindi vedere come le nostre procedure di revisione vengono impattate dal digitale. Non mi riferisco unicamente agli strumenti, che sarebbe unicamente riduttivo, ma proprio come le procedure sono cambiate rispetto a 10 anni fa, a 20 anni fa, quando io ho iniziato questa professione. Cioè, noi vogliamo mettere a fattor comune tutte queste nostre competenze per cercare di attrarre questi talenti. Oggi noi abbiamo bisogno sicuramente di talenti, ma abbiamo bisogno anche di studenti che abbiano voglia di fare il nostro percorso. Cioè, l'entusiasmo è secondo me la prima cosa importante di questo percorso, e io con questi ragazzi, questi due master, sia il primo e il secondo anno, ecco, l'ho vista, quindi sono molto contento. Beh, poi la storia è una storia di successo, insomma, quindi sì. Voglio dire, vogliamo continuare su questa linea, ecco, quindi. Sì, giova ricordare che circa forse qualcosa in più della la metà degli studenti che sono passati attraverso il nostro master sono poi finiti in UI, in stage, e tutti loro sono stati poi assunti presso UI. Come potete vedere è molto interessante questa partnership, perché riesce a
coniugare le esigenze di entrambi i partner che hanno realizzato, ma anche e soprattutto, direi, mettendo al centro le vere esigenze di chi poi si trova a doversi confrontare col mondo del lavoro, fornendo quegli non soltanto le conoscenze accademiche che noi possiamo, erogare normalmente, ma grazie al contributo di chi opera quotidianamente sul mercato, anche tutti quegli strumenti pratici, quelle conoscenze, quelle technicalities che poi vengono veramente utilizzate nell'attività quotidiana di chi opera in questo settore. E in questo senso riflette molto bene lo spirito che abbiamo sempre in Altis di mettere al centro la persona, cioè il partecipante del nostro master, quindi non di fornire semplicemente una formazione impacchettata secondo i canoni tradizionali, ma cercando di porre veramente attenzione a rendere le persone protagoniste di quello che sarà il loro futuro, il loro sviluppo, il loro percorso di carriera e la loro carriera futura nell'accounting e nell'auditing. Tutto molto bello, giustamente, a livello teorico. Vediamo però nel concreto com'è fatto il master. Cedo quindi il testimone al professor Lassini, che è il coordinatore scientifico e didattico del master, che è il motore del nostro master, che insieme ad alcuni dei nostri studenti delle edizioni precedenti entrerà un po' più nel merito di quello che è stato il percorso del master e l'esito di questo percorso. Professore? Sì, grazie Richard. Direi di sfruttare proprio la presenza di tre ragazzi e due ragazze della prima edizione. Non abbiamo tantissimo tempo, provo a farvi qualche domanda cercando di dare spazio a tutti voi cinque. Poi magari anche sulla base di qualche critica vediamo cosa facciamo quest'anno per vedere se abbiamo colmato qualche gap che ci poteva essere, senz'altro c'era nella prima edizione. Andiamo in ordine alfabetico, se non vi disturba, no? Quindi partiamo da Stefano Baldi. Se ci dici l'età che avevi quando ti sei iscritto al master, dove hai fatto lo stage, dove lavori oggi, e poi l'unica domanda comune, no, a tutti e cinque sarebbe cosa vi portate dietro nel lavoro di tutti i giorni dal master, cioè qual è la cosa più utile che riuscite ad utilizzare, ad applicare nel day by day. A te Stefano. Sì, ecco. Scusate, vi facciamo girare verso le telecamere perché c'è un pubblico assai numeroso che non è qui presente. Buonasera a tutti. Io quando mi sono iscritto al master, io ti conosco bene. Ero un po' avanti con l'età, avevo 32 anni perché avevo fatto un precedente percorso lavorativo e poi sono tornato sullo studio. E sono stato poi preso in EY in stage all'interno della contabilità interna di EY, ho fatto un'esperienza nella contabilità fornitori e poi sono stato confermato con un contratto all'interno del controllo di gestione, che è il campo in cui lavoro al momento. E credo che questo master ho fatto una laurea magistrale in LUIS e comunque ero uscito dall'università con delle lacune di tipo operativo. Credo che questo master mi abbia dato una marcia in più sul lato operativo, in particolare chiaramente sulla contabilità e l'auditing, e credo che abbia colmato alcuni aspetti che magari per tempo non vengono affrontati all'interno dell'università. Ok, grazie. Umberto, te la parola. Ciao a tutti, sono Umberto Bordino e mi sono iscritto al master all'età di 27 anni. Ora sono dottore commercialista presso uno studio associato tributario e legale in Piazza Castello. E niente, dopo il master, diciamo che io ho iniziato prima lo stage, quindi non ho seguito il terzo modulo perché si è creata l'opportunità prima della fine del master di poter iniziare il lavoro e l'ho presa al volo perché ero sì, veramente... In realtà abbiamo provato a difenderti per farti seguire. Sì, ma io non volevo... L'avevi pagato, quindi non volevo continuare a seguire. Avendo pagato ne avevi diritto, però ti hanno rapito prima. Sì, cioè nel senso ero molto entusiasta di iniziare nel mondo del lavoro e quindi mi sono fatto coinvolgere da questa opportunità che ho avuto e si è rivelata comunque un'opportunità importante che ho preso al volo. Infatti mi ha permesso di poter fare anche l'esame, di poter sostenere l'esame di abilitazione un paio di mesi fa, quindi se avessi iniziato più tardi magari sarebbe arrivato dopo.
E niente, a parte la didattica, l'intensità con la quale abbiamo seguito tutte le lezioni, perché eravamo veramente tutti presissimi, e, cioè, si è creato un team. Per me la cosa più importante di questo master è veramente la comunità che si è venuta a creare. Ci siamo sentiti anche con il professor Lassini ultimamente, perché il nostro studio è entrato da una nuova risorsa della seconda edizione, quindi si crea una comunità, e questa secondo me è la cosa più importante che si è venuta a creare con questo master. Grazie Umberto. Mariangela. Sì, allora io sono Mariangela, ho iniziato il master che aveva appena compiuto 26 anni e poi sono entrata in stage in EY e poi in modo continuativo sono entrata come staff nell'auditing. Più che sugli aspetti su cui si sono focalizzati Stefano e Umberto, un altro aspetto su cui mi vorrei focalizzare come punto di forza di questo master è anche l'aspetto della sicurezza in se stessi che ci ha dato, che mi ha dato personalmente, in quanto io ad esempio ero uscita dall'università, non sono subito entrata a far parte del master, ma ho avuto un periodo in cui ho fatto dei colloqui, ho fatto un'esperienza di lavoro breve che non mi aveva gratificato molto e quindi ero un po' demotivata, diciamo. Con il master invece un po' per, diciamo, per le competenze, per l'aspetto prettamente tecnico, un po' proprio per forse anche per l'aspetto che diceva Umberto dello spirito di gruppo, ho acquisito sicurezza in me stessa che secondo me si è poi rivelata fondamentale anche in sede dei colloqui che abbiamo fatto per lo stage o comunque per poi l'approccio che sono riuscita ad avere nel momento in cui mi sono affacciata sul mondo del lavoro. Diciamo che si potrebbe parlare all'infinito, sì, guardate di cedere il microfono. Passo la parola ad Isotta. E buonasera a tutti, io sono Isotta e sono attualmente lavoro presso EY e ho iniziato il master a 25 anni e ho iniziato il master in quanto avevo questa voglia di entrare in una realtà lavorativa grande, una grande azienda, e io vengo da una piccola città, da Siena, quindi un contesto del genere non l'avrei trovato. E ho iniziato appunto lo stage in EY e poi sono stata assunta e sì, come hanno già detto i miei colleghi, sicuramente questo master è stato un ottimo diciamo anello di congiunzione tra la vita universitaria e la vita lavorativa, sia per l'ambientamento a Milano, vedendo appunto io da fuori, sia per le conoscenze tecniche e anche appunto personali che ci ha fornito, grazie alla docenza ottima di tutti i professori che ci hanno seguito in questo percorso e che ci hanno saputo dare delle nozioni molto tecniche e specifiche per il lavoro che stavamo andando a fare, cosa che magari all'università manca un po' perché tutti noi usciamo da un percorso universitario e siamo un po' confusi, e grazie anche al rapporto che si è creato con i professionisti dell'azienda in cui ora lavoro, di EY, che ci hanno comunque accompagnato in questo percorso. Ok, grazie. Sì. Parola a Francesco Paladino, che non ha avuto, no, molta linearità, cioè non sei stato così fortunato all'inizio, no? Sì, nel senso che chi ha parlato prima di te di fatto ha fatto lo stage e poi è stato confermato sullo stesso posto di lavoro, è una storia un po' diversa. Io invece ho fatto un altro tipo di percorso, perché raccontacela sei volte. Io sono Francesco Paladino, anche io venivo da un'esperienza poco positiva, ecco, in una piccola media azienda prima di iniziare il master, e come molti di loro, molti dei miei colleghi, anche io ero scettico all'inizio sul mondo dei master non in generale. Non sei arrivato da neolaureato, no? Mi ricordo. No, avevo già lavorato in una piccola media azienda. Okay. E poi ho deciso di fare questo master anche perché Altis, Università Cattolica, ha già di per sé una garanzia per un futuro, anche non solo da un punto di vista didattico, ma anche da un punto di vista professionale, per un futuro dopo il master, ecco.
Io mi sono iscritto al master all'età di 28 anni, dopodiché ho iniziato tramite un contratto di apprendistato, quindi non sono passato neanche per lo stage presso Deloitte, dove sono rimasto praticamente pochissimo perché mi sono... Avevi un contratto per rimanere un sacco, però... Sì, lo so. Ho preferito seguire la mia passione, cercare di realizzare il mio sogno nel cassetto, che era quello di lavorare in una banca. Oggi sono impiegato contabile, lavoro nella contabilità generale di UBS, che è praticamente nella top 10 delle banche di investimento mondiali, quindi penso di essere, anche grazie al master, di essere arrivato dove volevo. Ecco. Va bene. Allora, magari presento un po' l'edizione di quest'anno e se mi aiutate in qualche intervento anche voi va benissimo, dicendo questo sono contento che sia stato aggiunto, piuttosto che se avete suggerimenti li recepisco in diretta. Ok, cosa serve per entrare nel gruppo di quest'anno? L'aula si sta formando, i colloqui sono in corso, c'è un requisito che mettete voi che è la laurea magistrale in economia aziendale, quindi serve una laurea magistrale innanzitutto e poi serve in economia. Non necessariamente economia aziendale, qui è specificato aziendale, è la laurea privilegiata che noi accettiamo, però abbiamo dei casi di successo anche di chi non arrivava proprio da un percorso già specifico di economia aziendale. Forse vanno meglio. Non lo so se vanno meglio. Diciamo che il messaggio è che non ci sono i precorsi, cioè altri master fanno addirittura il precorso. Io penso che il precorso l'avete fatto nei 5 anni di università, quindi a questo punto siete arrivati fino a un certo punto e facciamo un percorso diverso. Quindi cerchiamo di fare un primo anno lavorativo o di sviluppo di attitudini professionali anziché il sesto anno di università. Questo è il messaggio. Quindi avete voi il certificato di laurea magistrale in economia e avete tutti i requisiti per partecipare. Poi ce n'è un altro di requisito che invece sempre mettete voi e che viene valutato nei colloqui di ammissione, che è la disponibilità a mettersi in gioco sia sui contenuti, ma questo è automatico perché sennò non vi iscrivereste a un percorso formativo d'aula anche, ma a mettersi in gioco anche sotto il profilo delle attitudini e abitudini professionali, che spesso sono proprio carenti anche in chi ha fatto qualche esperienza lavorativa pregressa dopo l'università. Hai parlato prima delle banche, sto pensando a alcuni titoli in questo mese come sono Ballerini a seguito di aumenti di capitale, no? Allora un conto è arrivare anche a capire magari che certi aumenti di capitale possono avere degli impatti sul valore in borsa, e questo lo possiamo anche vedere bene insieme. Poi però c'è il secondo step che nei colloqui sul lavoro viene fuori in maniera più preponderante, che è spiegare magari a qualcun altro quello che hai capito, no? Quindi proviamo a spiegarlo a un amico, proviamo a spiegarlo a un collega oppure a un manager che è il nostro capo o a un'assemblea di azionisti, no? Quindi un conto è il contenuto, la conoscenza, l'ho capita, poi ci sono altre cose che ci servono forse per convincere le HR ad andare avanti nei colloqui piuttosto che poi sul mondo del lavoro essere confermati. E rispetto alla prima edizione, nella seconda e ancora più nella terza stiamo cercando di così aiutare i partecipanti a sviluppare questo secondo ambito. Aggiungerei anche a spiegarla a un giudice, no? Perché mi viene in mente il pubblico ancora più difficile di quello dell'assemblea degli azionisti. Comunque, come lo facciamo? Lavoriamo appunto sui contenuti e poi abbiamo, oltre a dei percorsi di apprendimento di accounting e auditing in prevalenza su altre materie, abbiamo fatto anche dei percorsi su quelle che chiamano soft skills, io le chiamerei attitudine alla professionalità. Quindi vediamo che cosa sappiamo fare, cosa non sappiamo fare, lasciamo perdere le prime e concentriamoci sulle seconde, che sia comunicazione, lavoro in team, se si riesce anche a fare qualcosa di negoziazione, di leadership, tanto meglio, però le prime due sono già più che sufficienti. Ecco, quindi che tipo di struttura ha il master? Ha un primo periodo d'aula che inizia il 22 di gennaio quest'anno fino al 6 luglio del 2018, ovviamente viene fatto con uno stile molto lontano da quello universitario, quindi mettendo in parentesi graffa chi entra in aula, che cosa usa come materiale didattico, che metodi applica e quali sono i contenuti, come diceva giustamente anche Aldo un po' da docente prima più che da parte di UI, no? Quindi quali sono i problemi che porti in aula, attraverso quindi modalità molto diverse a quelle a cui si è abituati rispetto alle lauree magistrale.
affrontiamo dei percorsi di studio, di accounting, di auditing, di business English, perché di fatto poi le assunzioni fioccano all'interno delle multinazionali, no? Non solo del Big Four, ma delle multinazionali in genere, e lì insomma serve quasi come requisito anche per partecipare al colloquio. Quindi abbiamo inserito un percorso, non di un esame, ma un percorso attraverso i 3 moduli, quindi da gennaio a fine luglio, a inizio luglio, su inglese. E poi ho già detto prima di questa aggiunta di quest'anno sulle soft skills. Finito il lavoro d'aula, si spera, o se no anche prima, se si è rapiti prima, dal mondo delle imprese, si completa il percorso formativo con uno stage curricolare, che vuol dire che ha una data di inizio e una data di fine, ed è scelto insieme ai candidati in un contesto lavorativo dove si possa continuare la formazione, oltre che approfondire le proprie capacità di attitudini professionali e dimostrarle al datore di lavoro per essere confermato. Quindi di fatto Cattolica e altri si intervengono per cambiare lo stage laddove non sia effettivamente un momento di formazione. Quindi per noi il master inizia il 22 di gennaio e finisce quando avete finito lo stage. Non vorrei entrare troppo sulla struttura, di fatto abbiamo dei blocchi, no, di corsi, con in mezzo quelli che, non so perché qua ho scritto esami, di fatto sono dei momenti in cui chi sta facendo il master ha di fronte un professionista che dice al candidato a che punto è su quella professionalità, no? Quindi più che un voto espresso in trentesimi, c'è un giudizio di capacità professionale su una specifica materia. E per fare questo serve un periodo tra quando finiscono le lezioni in aula e quando c'è questo momento di verifica della capacità, e quindi i periodi d'aula in realtà sono molto intensificati dal punto di vista dell'agenda. Di fatto c'è un primo blocco a febbraio, poi c'è un secondo blocco ad aprile, metà maggio, e poi c'è un terzo blocco di docenze a giugno. In mezzo ci sono 20 giorni in cui si può veramente, anche in gruppo e con lo spirito di gruppo con cui facevate prima accenno voi, applicare e dimostrare di saper applicare poi di fronte al responsabile dell'insegnamento che vi ha seguito. La graduation l'ho saltata, ci pensiamo più avanti, però di solito cade a gennaio, a febbraio, ed è semplicemente una festa. Non mi soffermo tanto sui percorsi, li avete ormai in internet, quindi sono abbastanza noti. È ovvio che non c'è solo accounting e auditing, c'è cost accounting, quindi un po' anche di managerial accounting, c'è finance, ci sono altre materie, no, che portiamo avanti con l'idea di dare delle professionalità utili a chi vuole andare in banca o fare controllo di gestione in una multinazionale. Quindi, come avete visto anche dai dati che ha presentato Paolo, le assunzioni non sono solo nel campo, no, dell'auditing o dell'alta consulenza direzionale, ma sono anche in supporto a un CFO in un'impresa industriale o di servizi. Passo quindi direttamente a dove siamo ora, no? Quindi a che punto siamo, e poi lasciamo magari lo spazio alle domande, direi, no? Sia da chi è presente, sia da chi è collegato, e cerchiamo di rispondere su questo tavolo anche allargato ai ragazzi della prima edizione. Ci si può iscrivere fino alla fine dell'anno, quindi attualmente appunto l'aula è in formazione. Ci sono poi delle scadenze subordinate alla richiesta di borse di studio. Quest'anno abbiamo 10 contributi allo studio offerti da INPS, e cioè riservati agli ex, figli di dipendenti pubblici o ex dipendenti pubblici, orfani di dipendenti pubblici, e questa è una scadenza che cade il 20 dicembre. Ha una sua bando che si può rinvenire e studiare in internet. E poi ci sono 2 contributi allo studio offerti dai UI che hanno una scadenza anticipata, più che altro perché quindi è il 12 dicembre, formiamo una selezione di candidati che in via dei meravigli verrà in contatto con uno o più partner di UI, che sceglierà poi dopo quali sono i due meritevoli del contributo. Per esperienza dalla prima e seconda edizione, comunque sotto l'albero, quindi prima della fine dell'anno, sappiamo gli esiti di queste borse di studio, e quindi il candidato poi è libero di trarre le conseguenze e le decisioni che vuole nel mese di gennaio, cioè iscriversi o meno. Per ogni richiesta, lasciamo questi riferimenti adesso durante le domande e le risposte, potete mandare una mail o visitare il sito di Altis. Ok?
lanciamo domande quindi aperte a voi che siete qua. Saluto intanto, entri proprio quasi telecomandato. No, no. Alberto Romeo, partner EY, docente, papà, non so quanti titoli vuoi che aggiungo, e si unisce a noi. Era lezione. Io ho provato a dire a qualche tuo studente che potrebbe venire a trovare già lavoro, ma ha detto no, io devo andare a seguire gli ACFRS assolutamente. E quindi benvenuto al tavolo. Vuoi dire chi sei? No, no. Siamo alle domande, quindi disturbo, ci aiuti anche nelle risposte. Prego, palla ai presenti o anche magari Richard, ci vuoi leggere tu quelle che ritieni abbiamo modo e tempo di rispondere in questi pochi minuti. Prego. Allora, ci chiedono il tipo di background formativo che è necessario per seguire il master, in particolare ci chiedono se un corso non propriamente improntato alla revisione, come ad esempio amministrazione e controllo, è sufficiente o se ci sono delle specifiche più stringenti per la tipologia di formazione necessaria per il master. Sì. La risposta è molto chiara. La revisione non è un tema che di solito viene trattato nel quinquennio delle lauree di economia triennale o magistrale, con alcune eccezioni, no? Ovviamente che dal punto di vista di Cattolica è sicuramente un tema molto seguito, però è abbastanza normale che la media dei partecipanti al primo giorno non conosca i principi di revisione al master. Quindi, ripeto, il requisito essenziale è sapere che esiste un bilancio, cosa c'è dentro, qualcosa di partita doppia, cioè sapere che esiste una tecnica contabile che porta alla produzione di dati. Dopodiché tutto il resto lo possiamo affrontare insieme. Ovviamente fatto il 100% delle nozioni di studio più di approccio teorico da fare durante il percorso del master, l'85% di queste nozioni sono concentrate nel primo modulo. Quindi il primo modulo sostituisce i precorsi e sostituisce quella sensazione di arretratezza o indeterminatezza o dubbi che uno può avere sui fondamentali di bilancio, e inserisce le nozioni di auditing necessarie ad applicarli poi nel secondo modulo. Quindi è già impostato il percorso per moduli per aiutare chi non arriva da una laurea, una passione, una tesi su concetti di accounting e di auditing. Una seconda domanda riguarda lo stage. Ci chiedono di dettagliare meglio il processo di selezione, in particolare in EY. Sono contento, così passo la parola. Noi, come prima aveva spiegato il professor Lassini, alla fine dei due moduli, di ognuno dei moduli c'è un momento in cui ci confrontiamo e... nella presentazione c'era scritto esame, non è un esame, ma sostanzialmente i partecipanti al master ricevono da parte nostra dei feedback sulle materie che comunque hanno affrontato insieme a noi. Quello è un momento in cui noi inizialmente diamo loro il nostro primo feedback professionale su come loro hanno appreso le nozioni che gli abbiamo trasferito durante le lezioni, e successivamente loro entrano in un percorso di selezione che è quello tipico all'interno di EY, gestito insieme col team di recruiting, il team di HR di Ernst & Young, che prevede appunto dei colloqui tecnici, motivazionali, specifici, ed è un primo vero colloquio sostanzialmente. Tenete presente che lo stage per noi è una porta d'ingresso in EY, e la selezione per lo stage è volontà nostra cercare di selezionare quei talenti che poi desiderano continuare il percorso formativo, il percorso lavorativo insieme a noi. Quindi alla fine del nostro modulo, iniziando la valutazione e il colloquio tecnico, sostanzialmente facciamo la selezione. Quindi c'è un colloquio di gruppo, un colloquio motivazionale, un colloquio one to one con un socio, in cui si affrontano le tematiche del master e le nozioni acquisite.
Posso sì, poi, aggiungere sì. Che lo stage per noi è equiparato nei contenuti ad un neoassunto, nel senso che lo stagista entra nei team di revisione e va presso i clienti al pari di un neoassunto e non se ne percepisce la differenza contrattuale. Questo è lo spirito con cui noi vogliamo fare lo stage. Poi i ragazzi che sono qui forse possono dirlo anche meglio. Volete dire qualcosa su come siete stati selezionati? Siete sopravvissuti? Come l'avete vissuta? Momento di selezione quando c'era da trovare lo stage. Lasciamoglielo magari un microfono a loro che... No, l'iter di selezione è stato, come ha descritto Aldo, appunto molto lineare. Siamo passati prima dalle risorse umane, poi abbiamo affrontato la parte tecnica e poi appunto il colloquio finale con il partner EY. E no, volevo appunto confermare quello che è appena stato detto, in quanto è vero che lo stage che abbiamo appunto vissuto noi non è il classico stage in cui la risorsa viene, diciamo, poco sfruttata nel senso buono della parola, ma è un vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro sin dal primo giorno. E comunque la nostra azienda, ora io parlo per la mia esperienza, sicuramente è un'azienda dove si lavora molto, quindi la motivazione è molto importante e sicuramente il master ci ha dato gli strumenti giusti per poter affrontare appunto queste responsabilità che sin dai primi giorni vengono affidate agli stagisti, quindi sicuramente a differenza di altre persone che entrano quotidianamente nella nostra azienda, noi abbiamo avuto sicuramente delle buone basi per poter affrontare questo ingresso. Poi ovviamente sta a ognuno di noi saper sfruttare e cogliere le opportunità che ci vengono date, ma il percorso che abbiamo seguito ci ha sicuramente aiutati. Poi volevo anche dire, ragazzi, sfruttateci, perché io mi ricordo che quando noi ci siamo iscritti al master abbiamo avuto fiducia in queste persone che ce l'hanno presentato e abbiamo fatto bene, però ecco, avessimo avuto anche noi dei predecessori, degli ex studenti a cui poter rivolgere delle domande anche magari più diciamo informali, infatti siamo già stati contattati anche sui vari social, quindi insomma non fatevi problemi se volete cogliere questa opportunità. Sì, non so se hai fatto bene a fare questo appello, perché mi risulta che molti della prima edizione, direi quasi tutti i 34, sono un po' subissati da richieste di link. A me fa piacere chiacchierare, quindi per me non è un problema, sì. Però magari... Sì. Okay. Forse nella domanda c'era anche un più allargato, oltre che EY, oltre che EY era allargato forse sul processo di selezione degli stagi in generale. Due parole, molto lineare, cioè chiaro che già nella selezione per l'ingresso nel master si chiede sostanzialmente qual è la direzione di sviluppo lavorativo che uno intesta prima di iniziare al master. Poi affrontando un percorso come il nostro le idee possono cambiare, quindi si rifà la domanda a Pasqua e dopo che si è sperimentato meglio cos'è la professionalità in auditing, in accounting e non solo, e in base a, quindi viene scelto insieme l'ambito di stage, viene scelto insieme i candidati. Poi si accetta il responso del mercato del lavoro, in molti casi si impara anche attraverso i colloqui a fare il colloquio stesso e quindi a trovare poi dopo l'opportunità lavorativa. Ecco. Allora, per pratiche sì. Per no, noi in realtà ci eravamo organizzati proprio da giovani, creando da subito attraverso già i nomi delle persone che poi avevano ricevuto le prime comunicazioni con le prime mailing list, ci eravamo un po' cercati via mail e avevamo creato subito il gruppo WhatsApp, che esiste ancora, anche se silenziato, ma esiste. In questo modo subito, visto che molti di noi venivano da fuori perché non avevano fatto Università a Milano, ci siamo subito contattati per vedere chi doveva cercare casa, quindi chi aveva la stessa tipologia di problemi e poi molti di noi ci siamo trovati ad essere coinquilini, quindi è ancora più bello e il senso di comunità si crea ancora di più. Quanti studenti totali nel master e se la selezione avviene solo in base alla media magistrale o ad altri criteri?
Sì, allora il nostro intendimento è quello di avere un'aula di 30 persone ogni anno, no? Abbiamo anche ipotizzato di farlo per 10 anni per avere una comunità di 300 professionisti che si possano scambiare in futuro risorse umane, finanziarie e quant'altro. Quindi l'obiettivo alto sarebbe questo, il numero gestibile in un'aula di 30 persone. No? Siamo disposti ovviamente a averne 60, ma a quel punto a sdoppiare l'aula. Quindi in aula abbiamo 30 persone e questo è il nostro obiettivo. Riceviamo doppio o triplo delle application, quindi facciamo una selezione e, lasciando ovviamente la possibilità poi qualcuno in più di iscriversi, quindi primo anno eravamo qualcuno in più, secondo anno qualcuno in meno, sono dinamiche poi che riusciamo a ponderare solo a gennaio. Quindi mi hai chiesto il numero e poi la seconda cosa era? Criteri di selezione, e li ho detti prima, sono la disponibilità, a parte essere centrati, che non è un requisito scontato, e il secondo è essere disposti a lavorare in aula, sui contenuti, ma anche su se stessi, quindi questo è quello che emerge, quindi motivazione e disponibilità a mettersi in gioco. Ci sono delle persone fortissime che abbiamo visto in aula anche il primo anno, il secondo, con 220 e due lodi, che però se hanno studiato per 5 anni in un posto dove il confronto con gli altri è veramente ridotto, già l'idea di confrontarsi con i partecipanti, i loro colleghi in aula, di confrontarsi con i professionisti che hanno di fronte e magari con qualche professionista specifico su questi aspetti soft, gli aiuta molto a fare autoanalisi su che cosa in effetti forse non sapevano fare così bene come pensavano di saper fare dai 220 alle due lodi. E questo è uno snodo fondamentale che stiamo riscontrando. Non so se Paolo su questa cosa, su questo tema vuole aggiungere qualcosa. No, quello che hai detto è la verità. Noi, la cosa che privilegiamo è il 100% di assunzioni alla fine. Quindi noi abbiamo cura di prendere delle persone che poi dopo il nostro itinerario di formazione siano all'altezza di quello che noi vogliamo che il master sia. Perché alla fine questi programmi di studio, accade anche nei programmi universitari, sono rappresentati dalla popolazione dei tuoi laureati e sono loro che fanno la tua immagine. Una persona può avere magari un corso di studi meno centrato rispetto ai temi dell'auditing, però può darci qualche garanzia sul fatto che una persona fortemente motivata, che vuole riuscire e così via, e magari quella per noi è più preziosa di una che ha studiato con una logica diligente, ma non altrettanto condizionata dalla motivazione forte in un tema più centrale rispetto ai temi del corso. E poi questo, scusa, non è solo noi che selezioniamo in aula, ma poi è sul mondo del lavoro, cioè nelle 50% dei ragazzi che sono in UI c'è chi ha 90 e chi ha 110 lode, no? Quindi sto parlando di non di UI genericamente parlando, ma dei ragazzi che sono usciti dalla prima e seconda edizione, quindi è esattamente poi la logica finale sul mondo del lavoro. Io ricordo anche Stefano, è stato forse uno dei primi colloqui che abbiamo fatto, arrivava, era del 1984, hai fatto un periodo che vendevi prodotti assicurativi a Londra, uno diceva perché sei qua, però evidentemente quindi certi rischi li prendiamo sulla carta, ma perché sono compensati dalla qualità di chi abbiamo di fronte nel momento in cui facciamo la selezione. Scusa, anche da qui potete fare domande, cioè non vorrei che ci fosse l'idea che siccome là sono 50, quindi scusa, era solo per dare un attimino giustamente anche spazio a chi ha fatto lo sforzo di esserci. Grazie. Fisicamente. Volevo sapere quali erano i requisiti per poter accedere alla borsa EY, se ce n'erano dei particolari. Beh, non abbiamo una matrice rigida all'interno del quale questi requisiti devono essere flaggati e riscontrati, diciamo. È ovvio che, come dicevamo all'inizio, noi siamo sempre alla ricerca dei talenti da condividere un percorso insieme. Quindi l'obiettivo è quello di, all'interno di questa prima selezione, che sostanzialmente proprio quasi non ci si conosce, perché sostanzialmente la tempistica per la definizione della borsa di studio è prima dell'inizio del master, quindi è un'analisi proprio iniziale, va ad analizzare quelle che sono quelle componenti tipicamente che noi selezioniamo all'interno dei processi di recruiting.
quindi sostanzialmente il profilo, il candidato, il suo percorso universitario, che tipo di laurea, che tipo di indirizzo, che tipo di risultati ottenuto, sono tutti elementi che nel loro insieme vengono presi a fattor comune su cui noi poi basiamo la nostra valutazione. Grazie. Aldo, aggiungo, sotto profilo operativo basta nella lettera di motivazione specificare la richiesta di concorrere per la borsa EY, chiusa indicazione operativa. E aggiungerei quanto diceva Paolo Russo, la motivazione, evidentemente questo mestiere deve piacere, bisogna, noi ci teniamo a percepire che sia una persona motivata poi a proseguire con noi, perché è chiaro che per noi è anche un investimento nell'interesse della nostra azienda. Allora, altre due domande che arrivano da chi è collegato. Allora, una, chiedono se oltre alla tematica della revisione contabile saranno affrontate anche quelle relative al controllo interno, controllo di gestione. C'era l'anno scorso, no? Un partecipante della prima edizione, che è Zambito Giuseppe, che aveva fin dall'inizio l'idea, ha sentito una testimonianza dell'internal auditor di Pirelli, si è innamorato e ha detto: voglio fare internal auditing. Peccato che all'inizio ha fatto, non dico recupero crediti, no? Però insomma era in un ambito molto lontano da quello lavorativo anelato. E, assolutamente sì, no? Quindi all'interno del percorso di auditing c'è anche spazio per internal auditing e ci sono anche personaggi del mondo dell'internal auditing che partecipano durante il percorso formativo portando le loro technicalities e testimonianze. Una domanda invece scusa, per inciso, adesso oggi fa internal auditing Giuseppe Zambito per MM Metropolitana Milanese, quindi alla fine c'è riuscito. Sì, l'ha costruita in 18 mesi, ma l'ha costruita. Okay. Una domanda per i ragazzi, ci chiedono, si è accennato al fatto che il master non è il sesto anno di università, ma il primo anno di lavoro. In che senso questo è stato vero per voi? Ma già che non è il primo anno di lavoro, io ho finito il master dopo 6 mesi, quindi già per questo non è il primo anno, il sesto anno, ma il quinto anno e mezzo, a parte gli scherzi. Ho iniziato lo stage in concomitanza con un lavoro di revisione, in particolare attestazione di un bilancio di una società in dissesto finanziario. Quindi quello che avevamo visto in aula io l'ho catapultato direttamente nella realtà. Cioè, dalla revisione inventario di magazzino, che quando studi pensi di sapere che cos'è in realtà, poi quando ti ci trovi dentro e a che fare con le persone che contano i bulloni e segnano praticamente sul foglio quanti bulloni sono, 12.000 bulloni devono contare uno per uno, e lì allora ti rendi conto che veramente stai applicando quello che hai studiato, cioè il famoso scetticismo professionale di cui ci parlavano sempre. Cioè, mi è servito proprio quella giornata perché un magazziniere non aveva preso un dispositivo pensando di averlo già contato, in realtà non l'aveva contato e quindi, cioè, nel senso, bisognava stare sempre attenti, e questa è una cosa che il master ci ha insegnato. Cioè, ma questo è soltanto un piccolo episodio per far capire che comunque si è catapultati subito, cioè, almeno per me è stato veramente così. Cioè, quindi non è assolutamente aula, cioè aula è sicuramente, però si è catapultato nel mondo del lavoro assolutamente. Tu hai iniziato il 20 giugno, no? Il 6 giugno. Il 6 giugno. Sì. Il 6 giugno. Sì. Poi ti lamentavi che non riuscivi a fare bene gli ultimi esami. No, poi mi lamentavo perché facevo degli orari abbastanza intensi, sì, no, di lavoro, e quindi telefonavo il professor Lassini: professore, io non ce la faccio a fare gli esami se il lavoro... Mi sembra positivo. No, ma infatti poi alla fine l'avete eliminati, per chi ha iniziato lo stage. Sì. Poi, come ha detto prima il professor Lassini, c'era scritto esami, ma in realtà non sono esami, è un po' questa l'ottica, secondo me, in cui ciascuno di voi dovrebbe calarsi, cioè non siamo più noi gli studenti dietro a un banco e loro i professori dietro la cattedra, ma c'è un percorso breve e intenso che porta all'inserimento nel mondo del lavoro, quindi ogni opportunità va colta non meramente a livello didattico perché dobbiamo conseguire crediti, perché ci dobbiamo laureare o perché dobbiamo prendere 30 all'esame.
è proprio un insieme di strumenti che servono poi a noi ad imparare un lavoro, che sia quello del revisore o quello del, appunto, libero professionista piuttosto che internal audit. È un po' questo, secondo me, il messaggio da cogliere, per questo al primo anno di lavoro, perché inizierà per voi, come è iniziato per noi, non con l'inizio dello stage, ma dal 22 di gennaio, quando comunque entrerete in aula. Scusa Isotta, Mariangela, voi che siete sulla linea di auditing, percepite una differenza rispetto ai vostri colleghi che non hanno fatto questo tipo di percorso formativo nel quello che fate tutti i giorni? Assolutamente sì, senza volersi elevare a chissà cosa, però in generale proprio l'aspetto di cui parlavo anche prima, innanzitutto proprio per la sicurezza, ma sicurezza non derivante da autoconvinzione, ma derivante proprio dalla consapevolezza di avere degli strumenti. Quindi siccome poi è una realtà in cui non si è in un cubo, ma ci si relaziona tutti i giorni con persone diverse, anche di livelli diversi, io mi sono ritrovata nella grande realtà, perché sono su un grande cliente, a interfacciarmi con persone con cui non avrei mai pensato di interfacciarmi. Di conseguenza poi l'aspetto della sicurezza derivante proprio appunto dalla consapevolezza di avere degli strumenti diventa fondamentale, perché poi dall'altra parte se la persona percepisce l'insicurezza ovviamente si parte già in svantaggio. Grazie, poi lo metteremo allora con i percorsi di carriera nei prossimi anni. Ma devo dirti Ugo che noi cerchiamo proprio questo, nel senso che il nostro percorso di carriera è scandito dalla maturazione dell'esperienza. Quindi per noi 2 anni per diventare senior servono per fare un'esperienza sufficiente a diventare senior. Noi ci aspettiamo e vogliamo che loro diventino senior in 1 anno proprio perché l'esperienza la devono avere già accumulata. Devo dire che è quello che stiamo cercando con i ragazzi del primo anno di master ed è quello che ci aspettiamo anche da loro, perché è la realtà che risponde anche alla domanda precedente. È un'esperienza di lavoro e non di studio, che è quella che fa maturare per avere anche il percorso di carriera in coerenza. L'ultima velocissima per te. Ci chiedono quanto tempo passa tra il colloquio di selezione e l'esito, per sapere se si è... Tra il colloquio di selezione al master e l'esito, per sapere se si è ammesso. Ci sono dei colli di bottiglia legati effettivamente a qualche procedura e anche al sottoscritto o a chi fa il colloquio di selezione, ma normalmente l'esito è nell'arco di 7 o 10 giorni. In alcuni casi penso sia stato 2 giorni, in altri casi può essere stato 10. Più andiamo, questo a settembre-ottobre, adesso siamo a novembre, quindi noi una volta che viene fatto il colloquio di ammissione, entro 5 giorni, quindi chi lo fa lunedì, il venerdì lo sa, chi lo fa venerdì lo sa il martedì dopo. Quindi si accorcia molto il feedback, il tempo del feedback. Sì. Volevo chiedere se c'era qualche ragazzo che ha frequentato questo master degli anni precedenti, che è entrato in EY, magari non in audit, ma in un'altra service line. Ma che bella domanda, eh? Stefano è entrato nel controllo di gestione, quindi non è entrato in auditing in EY, proprio qui presente. Mi sembra... Nella seconda edizione come è entrato... Una... Sì. Anche come sta, no, pensavo come assunzione definitiva del primo anno. No, primo anno no, perché c'è Stefano in controllo di gestione. Secondo anno in stage c'è, mi sembra un ragazzo, però non mi ricordo. Guarda, i dati che ho io sono, posso sì, divulgarli sì, pubblicamente, aiuto Aldo, ma perché ha un ruolo complementare in questo senso. E il primo anno erano 14 le persone in EY, 13 erano sulla linea auditing e una persona qui presente era nel controllo di gestione. Il secondo anno sono 10 le persone in EY, 7 sono nella linea auditing e 3 sono in altre aree del gruppo.
che sono sistemi informativi, tax, eccetera. Bisogna vedere se si confermeranno, se saranno a te a farsi confermare. Diciamo che non c'è una preclusione a priori delle altre service line, diciamo UI a 360 gradi. Ovvio che il master ha un percorso dove l'auditing è rilevante, quindi è l'obiettivo. Ecco. No. Grazie. Ok, ci sono altre domande dai presenti? Ok, allora chiudiamo, Richard. Ah, vai, dimmi. Quanti posti offre UI per lo stage? Non abbiamo un limite, anzi, noi, come diceva prima Massimo, siamo alla ricerca di numerose risorse e quindi per noi non abbiamo un limite, un floor e neanche un cap, quindi cerchiamo i talenti. Va bene. Va bene, grazie. Ringraziamo, grazie a voi. Ringraziamo il professor Russo, il professor Lassini, e il dottor Amorese e il dottor Antonelli che ci ha abbandonato per il momento. Ringraziamo UI per la collaborazione in senso ampio, non solo per questo webinar ma in generale. Se avete domande di qualunque tipo potete trovare tutti i riferimenti sulle slide o comunque nel nostro sito. Aspettiamo le vostre application. Grazie e buona serata a tutti.